Ci guardano dalle riviste e dai manifesti. Ci invitano a essere come loro, sempre più felici e fiduciosi nel presente e nell'avvenire. Sono le immagini pilota del mito del benessere. Dietro di esse la nostra società cerca di nascondere contraddizioni e violenze. Sono anche immagini premonitrici, segnali, avvisi. Chi può riconoscersi in queste immagini? Non i 6 milioni di donne che in Italia lavorano nella produzione. Non i milioni di donne che restano a casa, legate alla fatica domestica. Non queste ragazze di 14-15 anni che lavorano in un pastificio pugliese. Ho 15 anni e non ti posso dire il mio nome. Lavoro in questo pastificio e prendo 850 lire al giorno. L'anno scorso prendevi 500 lire al giorno. Lavoriamo 10 ore di lavoro al giorno. C'è la caporale che ci grida sempre. Milano. Tempi stretti per chi lavora alla catena di montaggio. Vista, nervi, tensione continua. Qui alla catena, per ogni cestello, abbiamo un minuto di tempo. Su un minuto faccio 18 saldature. Sono più di 1000 saldature all'ora. Sono 8700 saldature al giorno in 8 ore. Ma quando arriva il tempista, ci prende la paura che ci tagliano ancora i tempi o che ci vogliono licenziare. Siamo al limite, non c'è più margine. Sono sempre gli stessi gesti, calcolati al decimo di secondo. Dopo 8 ore andiamo a casa rotte. Le ossa non ce le sentiamo più e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. Erba, 7850. Donne e uomini, operaie e operai, impiegate e impiegati. Donne presenti ogni mattina per la Montecatini. Montecatini, 1615. Per la Fiat. Fiat, 1808. Per la Pirelli. Pirelli e C, 3850. cotoniere meridionali, 1075. Ogni giorno che si alza sui grattacieli, come sulle case di contadini e braccianti del sud, inizia nel santo nome del monopolio. Eridania, 2128. Si avviano verso lunghe ore di zappa. La loro fatica sarà vanificata dalle leggi del profitto che i centri direzionali dei monopoli, al nord, impongono anche nel più lontano paese del meridione. Mediobanca, 59.370. Marzotto, privilegiate, 1820. Ora sei una contadina, va nei campi per lavorare. Così braccianti e operaie anche per questa giornata riceveranno una paga ingiusta, come gli uomini. Ma sulla donna cade anche il peso di subordinazioni antiche, tradizionali. I nostri padri e noi stessi siamo cresciuti guardando con indifferenza queste immagini dentro le nostre case, ma queste rocche e questi fusi sono stati le armi che le donne hanno usato e usano ancora per proteggere i figli dal freddo, per dare ai tuguri sembianze di case per l'uomo. Io ho 66 anni. Quando ero piccolo andiamo a lavorare e non sono andato né alla scuola né a nessuna parte. E non so né leggere né scrivere. Oggi l'industria si è affacciata anche tra gli uliveti del Mezzogiorno, ma lo sviluppo industriale del Sud è lento, insufficiente. Le raccoglitrici di ulive sanno che la fabbrica è un passaggio obbligato per sottrarsi a condizioni di lavoro arretrate, al rapporto patriarcale con la famiglia e con l'uomo. Ma le fabbriche sono poche, ecco perché dal Sud anche le donne emigrano. Mi sto preparando la roba per partire in Svizzera. Ho 22 anni, è la terza volta che parto. Quando sono partita la prima volta eravamo in 25 ragazze. Con noi ci stava una signorina grande che ci accompagnava. Quando siamo arrivati il lavoro non era tanto buono, ma comunque siamo riusciti a mandare a casa solo 25.000 lire al mese. I miei figli stanno tutti in Svizzera e chi in Germania. Guardi, mi hanno lasciato tutti questi nipoti. Vieni, vieni a vedere questa casa, che da 2 anni si costruisce e non si può finire ancora. Vieni, vieni a vedere come siamo ridotti, che i soldi sono già finiti. Uomini soli, donne sole, famiglie al completo giungono nelle città industriali del nord, chiamati da occasionali promesse, qualche volta dalla lettera di un parente o di un amico. Questa gente emigra sospinta dalla necessità. Per alcuni anni, tra questa necessità e gli interessi dei monopoli industriali, c'è stata una concomitanza. Oggi la situazione è cambiata. Il miracolo è finito. La prospettiva del posto al nord si chiude. Da quando sono arrivata a Milano, mio marito ancora non trova un posto fisso e io per tirare avanti la casa devo andare in fabbrica. You are your magic child. Moonlight, let your... E così Rosetta che è la più grande, deve guardare i bambini più piccoli. E questa si è persa le scuole, ha 11 anni e fa la seconda elementare ancora. Il rapporto tra questa bambina e la cultura non è mutato da quello di sua nonna che fila la lana al villaggio. In 3 generazioni si è passati dall'analfabetismo alla seconda elementare e sono state fatte 2, 3, 10 guerre dalla classe dirigente italiana fra le 3 generazioni di donne senza scuola. Abito a Porta Romana, lavoro alla Pirelli, mi alzo alle 4:30 e prendo il tram alle 5 e arrivo alle 6 in fabbrica. Mi occorrono 2 mezzi, esco alle 2, arrivo a casa alle 3:30. E sono proprio stanca, e lei tutta la casa da mettere a posto. È proprio scoraggiante arrivare stanca e vedere tutta la casa da fare. Alla sera a dormire vado alle 9 e basta. Certo, se ci fosse la settimana corta sarebbe un'altra cosa. Almeno avremmo un giorno di riposo. Ora non ce l'abbiamo perché la domenica fai la casa a fondo e il bucato. E poi c'è il problema delle qualifiche. Qui alla Siemens, per contratto, dovremmo essere passate in terza categoria in 2000 e invece finora è toccato soltanto a 150. È veramente una vergogna. In ogni società capitalistica la ricompensa di questa fatica è appena la conquista di una condizione al limite dell'umano. Non emancipazione, ma momento iniziale della lotta per l'emancipazione. Perché il mondo moderno inizia da qui. Un terzo del reddito nazionale è prodotto dal lavoro delle donne. Eppure i pensieri di queste operaie sono le preoccupazioni della vita, le necessità primarie. Scarpe, scuola, pigione, pane, nutrimento. E oggi anche il pericolo della disoccupazione. E i figli. Ci sono operaie che vedono i loro figli soltanto quando dormono, il mattino e la sera. Trascorrono anche 3-4 ore in treno o in tram, tra la casa e la fabbrica. Eh sì, purtroppo, col bambino come faccio? Finché non ha compiuto i 3 anni ho dovuto trattenermi a casa per poterlo allevare, perché asili nido qui nel nostro rione non esistono. E adesso che il bambino ha compiuto il 3° anno di età lo posso mandare alla scuola materna, però c'è un inconveniente: che gli orari della scuola materna non coincidono con gli orari del mio lavoro. Quindi sono obbligata al mattino a accompagnare il bambino da mia madre finché lo accompagni lei all'asilo. E mi raccomando, non fare i capricci mentre la nonna ti porta all'asilo. Tu fai il bravo, vero? Non fai i capricci, vero Gioia? Vero tesoro? Eh? Fare la donna di casa non mi soddisfa completamente. Ma da quando è nato il secondo bambino sono stata costretta a lasciare il lavoro. Primo, gli asili comunali non fanno gli orari confacenti. Allora sarei costretta a mandare i bambini dalle suore e questo sarebbe contro la mia volontà. Poi ci vogliono 12.000 lire al mese per bambino, cioè 24.000 per tutte e 2. e con lo stipendio che prenderei, tran da pagare, non c'è molto utile. E così siamo costretti a tirare avanti con lo stipendio di mio marito, ma è una vita dura. Quale ricompensa ricevono le donne per la perduta libertà di scegliersi un lavoro? Gli ipocriti rispondono: le gioie della famiglia. Quando non ci nasce un figlio dopo l'altro, viene il prete e ci dice: non negate un'anima al Signore. Sì, perché avevamo 2 bambini e non era possibile averne un altro. Così ho fatto 2 aborti. E poi lo ripete anche in predica: non negate un'anima al Signore. Le gioie della famiglia. Io lavoro di giorno, mio marito di notte. La mattina aspetto lui per andare via. Quando lui torna, io vado. E quando io torno, lui va. Ciao Sabrina, come stanco papà? Ah. Meno male che lavora la mamma, se no lavorando io solo come si fa ad andare avanti? Con 80-90.000 lire a Cottimo, 40.000 lire di casa. Ma no, adesso ti preparo la pappina e la mangi, poi ti faccio il bagnetto. Su, vieni. Vedi adesso, io sono venuto, la mamma è andata via. Adesso dormo quanto c'hai voglia te. Se dormo un'ora te, dormo un'ora pure io. Se non dormo niente, non dormo niente. Io lavoro di giorno e mio marito di notte. La mattina aspetto lui per andare via, così quando lui torna io vado e quando io torno lui va. Contro queste operaie lo Stato ha mandato spesso la polizia a proteggere i crumiri, in nome di una falsa tutela della libertà di lavoro. Ma non ha mai difeso la libertà di lavorare delle donne. Anzi, con la sua sordità al problema dei servizi sociali, degli asili, delle scuole materne, del controllo delle nascite, ha lasciato alle donne solo la libertà di scelta tra sacrifici ugualmente assurdi. Per tutte le faccende di casa e la pulizia di 5 persone e debbo anche lavorare. Adesso vado a lavorare. Questo è il mio lavoro, è un lavoro di passamaneria. Non si guadagna neanche 1000 lire al giorno, lavorando 9 ore, senza cassa mutua, neanche un soldo di pensione un domani. Faccio come mia madre, che come dopo 25 anni di risaie e 20 anni di lavoro ai campi, non hai anche un soldo di pensione. Io ho lavorato in fabbrica per 24 anni, ma hanno licenziato per una giornata di sciopero. Mi scusino se le do le spalle, ma io non posso farmi riconoscere, altrimenti non mi darebbero più il lavoro i miei padroni. Di questi reggiseni guadagno 100 lire l'uno, loro in negozio li vendono a 1500. Per guadagnare 1500-1600 lire al giorno devo fare 8 ore di macchina al giorno. Mi alzo alle 6, preparo la bambina, la porto a scuola, poi quando ritorno faccio le faccende e poi mi siedo a macchina. Mezzogiorno mi alzo su, preparo il mangiare, vado a prendere la bambina a scuola e poi quando ho lavato i piatti torno alla macchina fino a sera. E queste sono le mie giornate. Non ho mai tempo né per uscire né per andare al cinema, l'unico mio svago è guardare la televisione. Riesco a fare questo lavoro circa 2 dozzine al giorno con l'aiuto di mio marito quando torna la sera dalla fabbrica. Anch'io una volta andavo in fabbrica, ma ho dovuto lasciare questo lavoro da quando mi è nato il bambino, perché non avevo nessuno e poterlo affidare. Quante sono le lavoranti a domicilio? Sfuggono alle statistiche. Certo 500.000. A casa con la pentola sul fornello, i figli e la necessità di tagliarsi i tempi da sole. Lavorando 10 ore al giorno e quando mio marito mi aiuta che c'è un po' di tempo, ecco, riesco a guadagnare circa sulle 1.800 lire al giorno. Anche al nord ci sono le donne che lavorano a stagione. Troppo lunga la loro giornata, da sole a sole. Troppo breve il periodo di lavoro da aprile a luglio, da aprile a ottobre. Sui campi sono rimaste sole. La crisi dell'agricoltura ha portato lontano i loro uomini, li ha spinti nelle fabbriche, spesso all'estero. Devono cambiare le cose. Possiamo cambiarle, dobbiamo farlo. Per questo amore anche che ogni mattina giunge davanti ai cancelli delle fabbriche. I cancelli dividono momentaneamente questi due ragazzi, ma le fabbriche uniscono e danno forza a tutti gli operai e le operaie. In ogni campo della produzione è presente la donna che lavora. Troppo spesso, anche oggi, le vengono riservati i lavori più ingrati, monotoni, quelli che l'uomo non sa fare o preferisce non fare, lavori che non aprono prospettive, spesso legati a tecniche arcaiche, come infilare il tabacco per l'essiccamento. Chianti lo tabacco, basta lo capo e te lo scappa tutto, basta lo capo e te lo scappa tutto, ti la giudito con Chianti lo tabacco, la nata te lo dica tutto. Chianti lo tabacco, la vita non ne la ritira le tira. Sì, in ogni campo della produzione è presente la donna che lavora, anche in questi laboratori di precisione, in queste fabbriche dove si costruisce il futuro, anche nelle conquiste della scienza, anche nelle opere della cultura. Eppure, come queste ragazze di cui non vediamo il volto, la presenza della donna nella società è ancora anonima, mascherata e distorta da polverosi luoghi comuni e da pregiudizi secolari. Pigrizia morale ed egoismo impediscono ancora a molti di noi di comprendere tutto il valore di questa presenza. Insieme agli operai difende le fabbriche. Vieni a guardare! Con uno stipendio di una lavoratrice che è solo... ma è una vita dura. Si batte insieme ai braccianti per liquidare l'arretratezza del meridione. Noi eravamo in casa, abbiamo sentito di gridare e siamo corsi a vedere. Abbiamo portato i bambini a vedere che venivano i carabinieri con i carri armati. Abbiamo detto, se volete uccidere questi, uccideteli, che noi siamo qua, che vogliamo soltanto il pane, non vogliamo niente. I soldati ci hanno risposto, noi siamo come voi, ma ci hanno dato l'ordine di sparare. Da allora la nostra lotta continua sempre. Noi non ci stanchiamo mai, mai, mai e mai. Vieni a vedere a che condizione siamo. Ha pagato di persona dovunque si lotta per il potere di decidere. Abbiamo visto che venivano i soldati con le carri armate e con i fucili. Vieni a guardare. Fiat 1879, mossa. Non negate un'anima al Signore. Così ho fatto 2 aborti. È a Corsa dove si manifesta contro i pericoli di guerra. Sa che la sua liberazione non può attenderla che da se stessa, in una società nuova, dove il libero sviluppo di ciascuno sia condizione per il libero sviluppo di tutti.